Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a fare il video una sorpresa sorprendente per te, una notizia, una sorpresa, qualcosa di sorprendente che sta per arrivare nella vostra vita. Come vedete abbiamo due varianti, la variante della, del, della chiave con il quadrifoglio e la variante della chiave con la farfalla. Scegliete la variante che più vi piace, che più vi attira. Io nel frattempo divido già il mio mazzo di oracoli che potete visionare se, fosse interessa, se foste interessati al, al link che trovate giù sotto il video e sotto il video vi ricordo pure che trovate anche i miei contatti per chiedermi informazioni per quanto riguarda eh, le affinità tramite che è un servizio dove sono rimasti veramente pochissimi posti per questo mese mi raccomando affrettatevi eh, perché sono dei consulti molto particolari che io ne faccio soltanto 10 ogni mese e poi i miei contatti per chiedermi informazioni per quanto riguarda avere un consulto privato con me. Cos'altro dirvi? Ricordatevi che sono degli interattivi, non sono stesse personali. Vi può risuonare tutto, come vi può risuonare semplicemente una parte, ma anche se dovesse risuonare soltanto una parte, quello è quello il messaggio che vi deve arrivare. Vi ricordo pure che la stesa può essere identificativa eh, da voi verso un'altra persona o verso altre persone, o da altre persone verso voi. Allora, iniziamo subito con la variante numero 1 per chi ha scelto la chiave con il quadrifoglio. Prima degli oracoli, andiamo a vedere chi sono i personaggi di questa variante, chi sono i protagonisti di questa variante. Potete riconoscere qualcuno, come potete riconoscere caratteristiche vostre. Allora, innanzitutto andiamo a vedere abbiamo in questa variante numero 1 vediamo un po qui ci sono qui c'è un gioco di sguardi già vi dico subito eh? un gioco di sguardi ci sono delle passioni che possono essere anche delle passioni in comune perché come vedete qui c'è qualcuno che ha in mano un qualcosa che deve fare, delle decisioni che deve prendere o delle soluzioni. Abbiamo degli sguardi penetranti che sono scambiati, abbiamo uno scambio di sguardi che potrebbero arrivare o che ci sono già stati e ci potrebbe anche essere una passione che riguarda l'arte come la musica, la pittura. Eh, o altre forme di arte oppure ci potrebbe essere un incontro, non so, ad un evento, ad un concerto dove magari siete state invitate e questo, questo, questo evento sorprendente sarà appunto eh, lo scambio di sguardi con un'altra persona e di conseguenza una nuova conoscenza. Vediamo un po'. Potrebbe anche essere che voi già lavorate in quest'ambito quest'ambito e perciò ci, ci potrebbe essere un evento dove la caratteristica sarà appunto questo incrocio di sguardi con qualcun altro vediamo un po attento attento appunto sensibile indifferente e orgoglioso allora qui ci potrebbero essere tutte queste caratteristiche che mh, vengono rappresentate dai miei oracoli. Attento è anche una forma di attenzione che voi dovete fare alle persone che ci sono intorno a voi appunto in questo evento nell'ambito lavorativo o dove o magari dove si, si crea l'occasione che riguarda una vostra passione. Mi parla di una, senza, di una persona sensibile, mi parla di una persona che sembra indifferente ma secondo me lo, non lo è perché guardate questi occhi penetranti e mi parla anche di una punta di orgoglio che potrebbe anche essere relativa magari a due persone che in questo momento si sono un po' allontanate ma che appunto si rincontrano a questo evento in questa situazione e di conseguenza hanno appunto un, un nuovo approccio visivo vediamo un po' che cosa ci dice il, la nostra energia per quanto riguarda la nostra prima variante vediamo un po' Di energia abbiamo? Oh, abbiamo latte e miele. Perciò, la carta di latte e miele già vi posso dire a priori che ci parla di un qualcosa di dolce, magari appunto di un una sorta di, eh, di riavvicinamento vediamo un po se ci dice ancora qualche cosa vediamo il sapore della prosperità occasioni nate dall'autenticità promuovere l'abbondanza credere che le proprie necessità verranno soddisfatte siete arrivati in un periodo dolce della vostra vita nel quale potrete godervi la terra del latte e miele che tutti vorrebbero conoscere. È un, interlu un interludio che sembra eh, più inoperoso che ambizioso un interludio in cui tutti i vostri sensi sono consapevoli delle infinite possibilità presenti nell'universo. Questi momenti sono preziosi e giungono solo quando vi trovate nella zona autentica di voi stessi, nella quale indossate il mondo con un abito comodo, senza pretendere nulla, ma tuttavia disponibili ad essere alimentati in modi sia tangibili che sottili mi viene da dire che qui quando voi meno ve l'aspettate quando voi non credete assolutissimamente di poter incontrare qualcuno o di poter incontrare questa persona ecco che avviene questo evento che vi dà una possibilità per riallacciare oppure per rivedere determinati contatti vediamo un po che cosa ci dicono i miei oracoli adesso vediamo un po' freddezza vedete c'è freddezza fra voi e questa persona che potrebbe anche scaldarsi di nuovo qui è un momento in cui voi non vi aspettate niente né dalla vita suppongo né tantomeno da questo personaggio e invece ecco qua che arriva la sorpresa perché secondo me ci sono stati dei pettegolezzi fra di voi, c'è stata una paura che si è innescata dopo questi pettegolezzi che sono stati, che sono stati divulgati, c'era un legame, al di là della parola matrimonio, ma c'era un legame, ci sono state appunto delle bugie che sono state dette sicuramente in questi pettegolezzi e c'è, come sempre la ciliegina sulla torta che è la gelosia, sicuramente è stata questa, questa forma di gelosia che in un certo senso vi ha fatto allontanare, ma qui sta per succedere un evento, sta per succedere un evento mondano secondo me, o è nell'ambito lavorativo oppure è un evento dove voi siete state invitate, io parlo a femminile ma i maschietti che mi seguono possono anche, devono voltare tutto a loro favore, qui c'è un evento che verrà caratterizzato al più, per, al più presto da questo incontro e basterà semplicemente uno sguardo fra di voi come vedete queste due carte vedete perché qui mi viene da dire che lui la parte maschile proprio vi, in questo momento vi, vi segna subito cioè vi, vi vede subito voi invece lo guardate con aria un pochino indifferente vediamo cosa ci dicono i nostri altri nostre altre carte abbiamo il 9 di Raffaele esprimi un desiderio i sogni diventano realtà felice momento nella tua vita e poi ancora vediamo un po cavaliere di Michele forte devoto intellettuale diligente è tempo di agire rapidamente scegli la razionalità in favore dell'emotività cambiamenti improvvisi vedete è quando proprio voi meno ve l'aspettate che arriva questo invito, arriva questa notizia e vi metterà di fronte purtroppo a rivedere una persona che secondo me sì, voi state evitando da tanto tempo, però è anche vero che un po' di piacere ve lo fa, anche per vedere dopo tanto lui che reazione può avere. Vedete gli amanti. Guardate che carta è venuta fuori, gli amanti, secondo me quasi riaccende un qualche cosa, vedete? Qua abbiamo il coraggio, la guida, fatevi guidare sempre dal vostro istinto, da quello che vi dice il vostro istinto, il creatore, c'è un qualcuno che sta creando appunto, c'è un'energia superiore che sta creando appunto questo evento per voi, la vostra mente non pensa assolutamente di poterlo incontrare e c'è la rinascita di un qualcosa, vi posso dire, una rinascita di un sentimento, di un qualcosa che viene che viene fuori dopo un po' di tempo dove voi non, non, vi, siete più visti, eh? non vi siete più visti, però eh, quello che vi dico è, è di fare molta attenzione a quello che provate nel momento in cui lo vedete, se è positivo o se dovesse essere negativo, perché qua c'è appunto un'energia superiore, un qualcosa di superiore che sta mettendo tutto in modo per farvi incontrare, per farvi chiarire. Perché molto probabilmente qui ci sono dei, dei desideri che si andranno a realizzare appunto con, con questo personaggio. Secondo me, questo personaggio, quando vi vede, diciamo un passo lo fa e qua me lo fa pensare anche questa carta. Vedete che sguardo penetrante. Voi avete sì uno sguardo. Ehm. Anche un po' penetrante, ma il suo è molto di più, come se appena vi vede non perde l'occasione per fare un passo verso di voi e cercare di, di riprendere il tutto dopo. Appunto, un periodo di freddezza, un periodo di indifferenza perché sono state messe in moto delle bugie, dei pettegolezzi, c'è stata un po' di gelosia magari. Sono stati appunto questi pettegolezzi, queste bugie che sono venute a galla a far innescare questa gelosia che ha, ha rotto un po' tutto. Voi diciamo che in un certo senso stavate bene anche in questo momento, eh? stavate bene anche così, però sapete. La ruota del destino gira e quello che è scritto noi possiamo semplicemente leggerlo nel momento in cui la pagina ci viene, eh, nel momento in cui svoltiamo la pagina dobbiamo per forza leggere quello che c'è scritto nel nostro destino. Variante numero 1, fammi sapere nei commenti se ti ritrovi in queste mie parole, eh, vi ricordo i miei contatti e il sito dove potete visionare i mazzi di carte che io ho creato e io nel frattempo passo a variante 2. Eccoci con chi ha scelto la variante numero 2. Allora, andiamo a vedere innanzitutto chi sono i protagonisti della nostra storia, perché ogni volta che si fa una stesa di questo genere si crea proprio una storia. E vi ricordo che tutto quello che viene detto può riguardare sia il sentimento, al di là che, di quello che dicono le carte, ma anche... E la sezione lavorativa la sezione personale familiare perché non è una stessa fatta con nome e cognome e soprattutto le domande che voi mi fate. Allora vediamo un po' che cosa abbiamo qui. Ah, qui abbiamo qualcuno che tende a nascondere, mm, 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 sì. Allora, qui c'è qualcosa di nascosto che se dovesse venir fuori qualcuno sarà appunto sorpreso da quello che andrà a scoprire, perché tutto mi fa, tutto mi fa pensare, vedete. A qualcosa che viene tenuto uh, dietro le spalle, che viene nascosto, che non si vuole far vedere, qualcuno che tende a fare anche l'indifferente, ma tende anche sempre a nascondere un qualcosa facendo finta di niente. E qua mi sa che è proprio un rapporto a due persone quello che viene, quello che viene nascosto in questo momento e potrebbe anche essere che la notizia sorprendente è la sorpresa o la rivelazione di un qualcosa che potrebbe riguardare sia la coppia ma potrebbe riguardare anche una terza parte. Vediamo un po' che cosa ci dicono le caratteristiche per quanto riguarda le persone che sono coinvolte in questa lettura, vediamo un po' di chi andiamo a parlare. Allora, abbiamo enigmatico appunto qualcuno che non si fa capire pignolo, poi abbiamo geloso, questa gelosia oggi non manca, benissimo, è asociale. Allora, secondo me è qualcuno che eh, diventa asociale per gelosia, cioè si mette da parte per, per, per una forma di gelosia, è molto pignolo, è molto enigmatico, perciò facciamo attenzione a queste caratteristiche che possono essere appunto la, ehm, la prerogativa dei personaggi di questa variante in modo che voi possiate riconoscere qualcuno non per forza deve, tutte le caratteristiche devono essere nella stessa persona ma ne basta semplicemente una allora vediamo un po potrebbe essere anche la gelosia che fa venire fuori una, una sorta di verità nascosta anche qui allora abbiamo spingersi al limite mm. Spingersi al limite. Vediamo un po' che cosa ci dice questa carta. Spingersi al limite. Coraggio, fare un atto di fede, vincere le paure e correre il rischio. Qua mi sa che qualcuno vuota il sacco, ragazze mie. Eh? Facciamo attenzione se siete voi a, a vuotare il sacco o se è qualcuno che vuota il sacco su di voi, perché qua dobbiamo capire. Vediamo un po' che cosa ci dice. Se volete fare progressi, la sola scelta che avete adesso è fronteggiare l'ignoto. Va bene avere paura, questo è il momento di correre il rischio che non è calcolato, di provare eccitazione mentre vi, vi preparate a fare un atto di fede, lo spirito è presente, perciò non dovete temere. Siete chiamati a esprimere il vostro vero sé, prestate ascolto al vostro, cuo al vostro cuore, alla vostra anima, eh, non al vostro cervello, spingetevi al limite e scoprite di poter eh, volare, dovete fare un passo vero verso l'ignoto per poter trovare i vostri miracoli. Vediamo nei rapporti interpersonali. Avere un legame molto intimo con una persona, lasciare che lui o lei vedano ogni aspetto della vostra personalità, soprattutto quelli che avete tenuto nascosti, e cercato di proteggere, incute timore. È, giusto, è giunto il momento di correre il rischio e di farvi vedere, farvi davvero vedere. È importante che parliate, che diate voce alla vostra necessità, che eh, dichiarate chi siete. Che spiegate di cosa, eh, in cosa sperate. Questo non è il momento di andare sul sicuro, ma di spiccare il balzo. Sarete contenti di averlo fatto. La cosa vale anche se siete alla ricerca di un legame stabile con qualcuno, fate un passo verso eh, gli dèi. Ed essi vi daranno ciò che davvero desiderate. Allora qui si parla di un qualcuno che in questo momento ha paura, ha una sorta di paura nel dire ciò che prova e invece qui le carte vi dicono che voi dovete spingervi oltre quello che sono le vostre paure e i vostri pensieri. Se avete un qualcosa da confessare, confessatelo. Se avete dei dubbi su una persona... Dichiarateli in modo da essere pienamente voi stessi e finalmente riuscire a togliervi, diciamo, eh, questo rospo dalla, dallo stomaco. Vediamo un po': asso di Gabriele, ricevi passione, buone opportunità e ispirazione. La possibilità di fare cose sorprendenti. Senso di meraviglia, qua ci vuole proprio un atto, come dire, di passione, di non pensare a quello che succede, ma di fare ciò che si sente di fare. Paggio di Gabriele. Scegli le tue passioni, sei pronta ad affrontare qualsiasi sfida, opportunità di divertimento e di avventura, quello che diceva appunto la carta spingersi al limite. Abbiamo bisogno di essere noi stessi, abbiamo bisogno di sentirci veramente liberi e di dire tutto ciò che abbiamo dentro, al di là di quello che può succedere. Non dobbiamo mai far finta di essere altri per compiacere eh, chi ci è accanto o per eh, cercare di non ferire qualcuno, vediamo un po' cosa abbiamo, ingiustizia, qua secondo me voi pensate di aver subito un'ingiustizia e volete appunto eh, mettere le cose a posto, abbiamo rimorso, fiducia, un pochino più di fiducia in voi stessi, eh? qui c'è un'ingiustizia e un rimorso, ma mi verrebbe anche da dire che voi avete sbagliato qualche cosina nel passato, eh? appunto, vedete nei sentimenti, mi pare che quelli che avete sbagliato siete proprio voi che state ascoltando, perché qua mi parla di rimorso, di fiducia in voi stessi. Voi secondo me avete sbagliato e vi siete allontanati. Adesso state pianificando un modo per tornare sui vostri passi. Quello che vi posso dire è che per quanto voi possiate pianificare, possiate mettere a punto ogni parola, ogni dettaglio e sarà sempre l'imprevedibile a, a farla da padrone. Ricordatevi che la situazione che viene esternata eh, diversamente da come voi avete pensato è sempre la più bella e la più emozionante. Vedete qui c'è la parola chiave, è appunto un confronto, un confronto che si deve vedere se andrete a cercare voi o vi verrà chiesto, comunque qua c'è da festeggiare, da sperimentare nuove possibilità, c'è un mutamento della situazione attuale, eh? c'è appunto un mutamento della situazione attuale, questa solitudine sta per finire, sta per terminare e eh, mi esce due volte la carta di una persona che tende a stare per i fatti suoi. Questo momento di isolamento, di chiusura, di, di non riuscire ad esprimere quello che sia realmente, sta appunto per finire, variante numero due, sta per finire, voi vi troverete in una situazione che per quanto voi l'abbiate pianificata non andrà per niente per come voi avete pensato, ma ci saranno delle sfaccettature che vi porteranno a dire ciò che pensate, però a dirlo in modo completamente diverso da tutto ciò che voi avete avete pensato e nel momento in cui vedete che la situazione non prende la piega che voi avete pensato non vi dovete tirare indietro assolutissimamente ma dovete cercare di eh, avere la, eh, il confronto che vi porterà sicuramente dopo a festeggiare perché qui qualcosa sicuramente sta cambiando dovete spingervi oltre quello che voi pensate oltre quello che voi sentite Variante 2. Come sempre, anche a te, anche a voi, anche a te. Ti aspetto nei commenti se ti fa piacere. Fammi sapere se vi ritrovate in queste mie parole. Vi ricordo i miei contatti giù nelle info e il sito dove potete visionare i mazzi che ho creato. Io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo al prossimo video.